Prego, il vice sindaco consegna Tatiana Iacchini, vice sindaco di Santonello. Abbiamo alcuni prodotti tipici, il parrozzo pescarese che rimanda ad Annunzio, naturalmente il confino di Barattucci, poi avremo modo di anche di parlarne, che sono liquori antichissimi della nostra tradizione. E ovviamente i libri che non possono mancare dell'editore Paolo De Siscara, editore come dire aduso a libri di un certo impegno anche tipograficamente parlando, e che permettono di veicolare le nostre bellezze, la nostra storia, le nostre tradizioni in altre località. Buon ritorno a Guidonia, ma soprattutto buona permanenza nei nostri territori. Grazie alla vice sindaco, grazie infinite. Siamo arrivati quindi rapidissimamente, non oserei dire, al podio principale di questo premio Sgattone di quest'anno, e al podio principale troviamo Davide Maceroni, primo classificato, nato e residente ad Avezzano, con il racconto La leggenda di Fucino e Angizio. Davide Maceroni vince Soggiorno per due persone a Castelli, patria delle ceramiche, una delle grandi capitali italiane della ceramica, insieme con Faenza e l'antica Castel Durante, cioè Urbania, tra i borghi più belli d'Italia, dove l'hotel Artea offre un pernottamento in camera matrimoniale con prima colazione, un secondo pernottamento con prima colazione offerto nello stesso albergo dalla Proloco di Garrufo, mentre la Verdone Editore, Mimì è qui presente con noi, offre il pranzo, la cena e un ristorante locale. Il vincitore è qui presente, avrà inoltre la possibilità di dipingere a tema libero due piatti in ceramica, uno per sé e l'altro per la Proloco qui di Garrufo, all'interno dello stesso hotel laboratorio, seguito dai maestri Nino e Gian Tommaso di Simone. In più, prodotti della tradizione culturale abruzzese, l'attestato di partecipazione, e premiano il signor sindaco di Sant'Omero Andrea Luzzi e il presidente di giuria Andrea Lombardi Milo, che è un caro amico. Io adesso gli devo dare per la seconda volta un bacio, perché è stata una grande occasione questa per me di rivedere Andrea, che è un docente universitario all'Università di Chieti, Pescara, Gabriele D'Annunzio, autore di moltissime pubblicazioni di rarissima profondità, di grande acribia, e il signor sindaco di Sant'Omero, che saluto molto caramente. Buonasera e ancora complimenti. Prego, intanto consegniamo i premi. A Davide Maceroni, complimenti Davide per questa brillantissima affermazione. Oltretutto Davide porta un cognome legato a uno studioso, non so se sia nemmeno suo parente, uno studioso di storia patria molto operante in provincia di Rieti. Adesso però lo chiederemo, perché questo cognome Maceroni è un cognome tipico dell'area intermedia tra le province dell'Aquila e di Rieti. Allora lo chiediamo subito al nostro vincitore. Buonasera Davide. Buonasera, effettivamente sì, il cognome originario di Corfaro. Ecco, provincia di Rieti. Provincia di Rieti, diciamo abruzzese di adozione, perché sempre abruzzese, fino al 27 quel territorio era Abruzzo. Abruzzo, poi passato alla provincia di Rieti. Io nato ad Avezzano da nonni, dal nonno originario di Corfaro. E mi fa un immenso piacere aver ricevuto questo premio, anche perché viviamo in una terra bellissima e attraverso questi racconti possiamo renderla non solo bella ma anche magica. È vero. Quindi dobbiamo impegnarci a far conoscere questa terra. Torno volentieri a Castelli, che ho visitato nella gita di seconda media. Addirittura. Quindi ci torno volentieri, spero di fare un piatto decente, non me ne vogliate se non sono un bravo pittore. E mi ha fatto piacere conoscere Garrufo, perché questa zona del Teramano non l'avevo mai visitata, quindi grazie di avermi dato anche questa opportunità.
Grazie a te Davide, grazie a te dal cuore. Ribadisco e lo ribadisco a tutti coloro che ci seguiranno attraverso il canale Super J, che è una televisione di punta del territorio per l'Abruzzo e per le Marche, ci stanno riprendendo. Ecco, è importante veramente questo, attraverso i premi letterari non solo abbiamo modo di arricchirci per i racconti che adesso sentiremo e per le personalità, Davide veramente simpatico, molto bravo e generoso, ma è un mezzo di promozione del nostro territorio e questo è molto importante, vero Sindaco? Tu hai detto bene, si tratta di una manifestazione molto importante, il mio ringraziamento particolare va alla Proloco di Garrufo che è riuscita a creare questo splendido connubio tra gastronomia e cultura che ha lo scopo di valorizzare tutto il nostro territorio.